Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Kickstarter e oggi siamo su GTA Online. Oggi vi spiegherò come duplicare le auto nella patch 1.0.8 di GTA Online. Allora, per prima cosa vi dico che dovete essere attenti alla postazione delle auto, cioè se il vostro amico deciderà di sdoppiare la vostra Z-Type in fondo a destra, la sua macchina che si trova dentro il suo garage in fondo a destra verrà sostituita dalla mia Z-Type o da un'altra auto che sceglierà di duplicarsi. Vi consiglio di fare questo glitch con degli amici che sono molto ricchi. Perché serviranno dei soldi per duplicare le auto. Allora, iniziamo subito con i glitch. Il vostro amico dovrà scegliere l'auto e una volta scelta l'auto dobbiamo entrare dentro. Dobbiamo andare su Dynasty 8, cercare una proprietà, comprare una proprietà e fate acquista proprietà. Dovete cliccare A e poi sempre B rapidamente. Ok, una volta fatto ciò, la Z-Type sarà vo del vostro amico, però non è ancora finito il glitch. Lui dovrà scendere dalla Z-Type, dovrà entrare nel suo garage a piedi e una volta entrato nel suo garage dovrà prendere una macchina ca a caso, che non sia una macchina che sia al posto dell'auto che abbiamo duplicato. Fatto ciò, il vostro amico uscirà e la Z-Type scomparirà. Uscite il vostro amico, entrate nella macchina per controllare se il glitch ha funzionato e entrando nel garage, noteremo che la Z-Type è stata duplicata correttamente. Ecco qui. Fatto ciò, vi mostrerò cosa dobbiamo fare noi che dobbiamo avere il veicolo duplicato. E lui sarà quello là a fare il glitch di Dynasty 8, ovvero della proprietà. Entriamo dentro la macchina. Aspettiamo che lui fa il glitch di Dynasty 8 e una volta fatto ciò ci ritroveremo con la nostra auto che è il nostro. Fatto ciò lui uscirà automaticamente dal garage e noi ci ritroveremo fuori oppure dentro al garage. Dovremo guidare fino a fuori al garage e una volta guidati fuori scendiamo e entriamo nel garage a piedi. Ecco qui. Ok, entrati a piedi nel garage, scegliamo un veicolo a caso. Usciamo fuori dal garage e una volta usciti, rientriamo con quella stessa auto. Fatto ciò, noteremo che la nostra auto è stata duplicata correttamente. Vi consiglio di fare questo glitch con un amico ricco, appunto, perché si spenderanno solo soldi e dovete mettere l'assicurazione una volta duplicata l'auto. Per questo video è tutto, ciao a tutti, iscrivetevi per altri contenuti di GTA e lasciate un bel like. Ciao ciao!